La ragione della nostra conferenza stampa poi è quella che Italia dei Valori ha deciso in Senato, perché lì la discussione si è aperta lì in commissione, e abbiamo infatti nel caso la senatrice Carlino, che è protagonista di questa, una delle protagoniste di questa proposta che Italia dei Valori presenta. Al Senato si è aperta la discussione, e in commissione discussione sulla democrazia sindacale. A questo proposito Italia dei Valori presenta una proposta di legge propria che ha molti punti in comune con le elaborazioni che ci sono in altri partiti, soprattutto del centro-sinistra e in molte organizzazioni sindacali, ma ha un punto originale. Per evitare tutto il disastro di divisioni, rotture e solitudini in cui il mondo del lavoro è oggi, è necessario che i lavoratori abbiano titolo per votare. Per questa ragione oggi noi presentiamo la proposta di legge che ha dentro di sé questo snodo. È chiaro che con un'ipotesi di legge che è coerente con la Costituzione repubblicana, cambia la fase italiana di relazioni sindacali, perché se anche i sindacalisti devono sottoporre il loro agire alla volontà dei diretti interessati, è evidente che cambia storia e tutti, il sindacato sarà più libero, più unito, anche perché deve passare attraverso quel percorso democratico a cui normalmente chi vuole rappresentare qualcun altro si sottopone. Ecco quindi che c'è una evoluzione positiva, un accoglimento delle indicazioni che anche la Fiona sulla proposta di legge ha presentato a Montecitorio, e un'idea su cui Italia dei Valori punta molto. Noi puntiamo a ricostruire, perché è un investimento per la democrazia del Paese, a ricostruire un percorso di unità dei lavoratori, di unità di intenti. È talmente drammatica la situazione economica di blocco del Paese e di disastri sul piano occupazionale che invece di inseguire diciamo così, le sirene delle divisioni prodotte soprattutto dal governo e dal ministro della disoccupazione Sacconi, noi poniamo qui una questione. Si può o non si può aprire un percorso unitario? Italia dei Valori è un partito, essendo un partito fa il proprio lavoro in autonomia dai sindacati, autonomia che sappiamo bene è elemento di grande gelosia delle organizzazioni sindacali, e quindi non ci permettiamo di intervenire sul loro terreno. Diciamo però che l'articolo 39 della Costituzione deve trovare applicazione e bisogna cambiare pagina sul piano delle relazioni sindacali. Per questo, oltre al disegno di legge, avete una cartella anche nella nostra idea di revisione globale del sistema di relazioni sindacali nel nostro Paese. È al Senato la proposta, quindi ora do la parola a Landini per dire quello che vuole. No, noi innanzitutto ringraziamo Di Pietro, l'Italia dei Valori, di questa opportunità di oggi. Noi apprezziamo molto il fatto che venga assunto un punto decisivo della necessità di arrivare ad una legge sulla rappresentanza e sulla democrazia nel nostro Paese. Che in particolare il punto sia che alle lavoratrici e ai lavoratori viene riconosciuto il diritto di votare su tutte le piattaforme, su tutti gli accordi che li riguardano, e che è il voto delle lavoratrici e dei lavoratori che decide la validità degli accordi. Per noi questo è un punto importantissimo, perché è l'elemento che può permettere di uscire anche dalla pratica degli accordi separati. È rispettosa delle differenze che possono esserci anche tra i sindacati, e rimette la possibilità di ricomporre anche diverse posizioni tra i sindacati proprio ai destinatari degli accordi, che sono le lavoratrici e i lavoratori, tutti iscritti e non iscritti alle organizzazioni sindacali. Questo vuol dire difendere
il fatto che i contratti in Italia continuano ad avere una validità per tutti, ma allo stesso tempo rende anche evidente che gli accordi, per essere validi, debbono avere il consenso della maggioranza delle persone a cui quegli accordi lì sono rivolti. Noi ci auguriamo che anche altre forze politiche presenti in Parlamento assumano questo punto. Del resto, la nostra azione, quando a luglio abbiamo consegnato le 100.000 firme sulla nostra proposta di legge, era stata preceduta proprio da un'assemblea pubblica aperta davanti al Parlamento, in cui tutte le forze politiche avevano partecipato ed erano intervenute. Noi avevamo chiesto alle forze politiche che si facessero promotrici della possibilità che anche in Italia finalmente esista una legge sulla rappresentanza che affronti questi temi. Vorrei semplicemente aggiungere un'ultima cosa, che è questa: è evidente che siamo di fronte a un elemento di novità, perché nella storia di questo Paese l'articolo 39 della Costituzione c'è da quando è nata la Costituzione, ma in tutti questi anni, diciamo così, le organizzazioni sindacali avevano, tra virgolette, con una loro azione unitaria, garantito la possibilità alle persone di decidere senza mai arrivare a una pratica di accordi separati. Oggi l'ultima fase ha invece questa caratteristica di novità. E allora io credo che sia rispettosa di tutti i sindacati, qui non è in discussione il punto di vista di ogni singolo sindacato, è legittimo ogni punto di vista. Il punto sostanziale è come si fa, quando ci sono idee diverse, a fare in modo che questo determini una divisione irreparabile tra i sindacati e la pratica di accordi separati. Questo è il punto. Allora, noi non chiediamo a nessuno, e in questo ringrazio anche il modo con cui è stato, noi non abbiamo mai chiesto e non chiederemo mai alle forze politiche di schierarsi con questo o quel sindacato, non è questo l'oggetto della discussione. Il punto semplicemente per noi è riconoscere il diritto delle persone che lavorano. Come una persona ha diritto di votare quando ci sono le elezioni politiche, o addirittura adesso ci sono anche partiti che fanno le primarie, che utilizzano anche altri strumenti democratici per far decidere le persone, per noi questo diritto, e cioè il diritto di voto delle lavoratrici e dei lavoratori per eleggere i propri delegati, ma anche per approvare gli accordi, è un elemento di novità ed è la condizione, secondo noi, per superare le divisioni sindacali e aprire la strada a una nuova fase di relazioni sindacali che permetta anche di affrontare i problemi gravi che il nostro Paese ha, una crisi gravissima, un ritardo del nostro sistema industriale che fa paura, e sarebbe necessario avere le condizioni per poter affrontare questa situazione anche sperimentando un più avanzato sistema di relazioni sindacali che permetta davvero alle parti di poter discutere e affrontare le questioni. Ma la democrazia, il consenso delle persone, è l'elemento di forza. Quindi io ringrazio davvero questa opportunità che ci è stata data oggi. Apprezziamo molto, come FIOM, il fatto che sul punto in particolare del referendum e del voto dei lavoratori venga assunta questa cosa. Ci auguriamo che questo elemento abbia la possibilità di essere esteso e che finalmente il Parlamento del nostro Paese faccia una cosa che vada nella direzione dell'interesse delle persone che lavorano, perché finora sta facendo esattamente l'opposto. Avrebbe un'occasione importante di fare finalmente una cosa che riconosce un diritto in più alle persone che lavorano ad ogni livello, nel pubblico, nel privato, nelle piccole e nelle grandi imprese, perché sarebbe il fatto che chi lavora è un cittadino anche in azienda, non solo fuori dall'azienda, è un cittadino anche in azienda e ha riconosciuto un suo diritto di democrazia e di libertà anche sul luogo di lavoro, cosa che oggi non è. Grazie. L'Italia dei Valori ha ritenuto proprio dovere presentare questo disegno di legge che riguarda appunto le rappresentanze sindacali nei luoghi di lavoro, l'efficacia dei contratti collettivi di lavoro, e ha ritenuto opportuno illustrarli oggi, perché ci hanno insegnato che chi ha tempo non aspetti tempo. Mai come in questo momento
questo impegno è attuale, Landini, perché siamo alla fine dell'impero, siamo agli ultimi sgoccioli di una legislatura e di un governo che ha visto i lavoratori come della merce di fabbrica da usare e gettare a seconda delle necessità, che ha umiliato il mondo delle imprese sane, che ha umiliato il mondo delle piccole e medie imprese, che ha umiliato il mondo del lavoro e dei lavoratori. Ha addirittura fatto di più, ha cercato, riuscendovi anche, di dividere le forze sindacali proprio per continuare ad imperare a fare ciò che vuole. Allora, perché proprio oggi che apparentemente non c'è un interlocutore e c'è un Parlamento ingessato, noi ripresentiamo questo disegno di legge? Perché vogliamo dire oggi, vogliamo impegnarci con i lavoratori, vogliamo impegnarci con chi ha raccolto le 100.000 firme, quelle 100.000 firme di quel disegno di legge, che l'Italia dei Valori nel programma di prossima legislatura, oltre che di quella attuale, magari dovesse continuare, ma nel programma di legislatura che noi intendiamo portare avanti e negli accordi politici, elettorali e programmatici che andremo a mettere e a proporre ai nostri partner, questo problema sarà messo fra le caratteristiche programmatiche inderogabili per partecipare alla coalizione. È un impegno formale di una forza politica che comunque rappresenta la quarta forza politica del Paese, è un impegno formale che quindi metterà in condizione chi vorrà far parte di questa coalizione di tenerne conto, ed è questa una delle ragioni per cui lo diciamo ora, perché non ci si venga a dire dopo: ma voi perché non avete fatto un compromesso con questo o con quell'altra forza politica? Perché non possiamo fare compromessi sulle spalle dei lavoratori. Qualcuno ha anche detto a noi dell'Italia dei Valori: ma perché prendete voi questa proposta che fa la FIOM, una organizzazione di parte? Perché riteniamo che sia ora di finirla con questa idea della commistione fra organizzazione sindacale e politica. Sono due cose diverse. L'uno difende i lavoratori, io non credo affatto che la FIOM difende soltanto i lavoratori di sinistra contro quelli di destra, voi i lavoratori. E la forza politica dell'Italia dei Valori non può pensare che quando va al governo deve fare una scelta tra questo e quel sindacato. Troppo spesso le commissioni sindacati politiche hanno portato a volte a delle decisioni che interessava più la strategia e la tattica politica che gli interessi dei lavoratori. Noi dell'Italia dei Valori abbiamo sposato questa causa e la sposiamo in pieno, perché riteniamo corretto, in una democrazia vera, reale, applicata, rispettosa della Costituzione, che alla fine il destinatario di un provvedimento possa dire la sua sul provvedimento stesso. Questa idea che altri decidono se oggi deve mangiare o non deve mangiare, deve andare a casa o deve stare al lavoro, senza che lui possa interloquire, ci pare una violazione dei diritti fondamentali dell'uomo, ancor prima che una violazione del diritto al lavoro.